Tutti gli uomini, da quando nascono, desiderano qualcosa. Più alte sono le montagne, più gelidi i torrenti, più aspre le campagne, più cattivo il tempo e più tutti desiderano qualcosa. Io desideravo un paio di scarpe. Il torrente Caffaro era gelato, non avevamo niente da mangiare, era rimasto un dito di lardo nello stipo e un culo di pane che mio padre ci faceva la croce sotto alla crosta come segno, perché se no mio fratello Nicola se lo andava a mangiare la notte per la fame. E io volevo le scarpe. La casoppola nostra era attaccata alla cappella di San Vincenzo, prima che se la portassero le bombe del 7 settembre 1943. Uscendo da San Nicola per andare verso la Madonna dell'Armo, incontri una scala strana. È quella scala che porta alla porta della casoppola nostra, quattro stanzicelle, dove stavamo tutti assieme. Sotto la scala c'è una porta, lo stabio, la stalla. Ci abbiamo tenuto l'asino, prima che morisse pure lui, disgraziato, a lasciarci soli. E poi ci abbiamo tenuto il porco, che l'abbiamo scannato a gennaio. E io, ogni domenica mattina, prima della messa, pigliavo le spoglie di Gran Turco, le stendevo per terra e mi ci sdraiavo sopra. E da sotto la porta spiavo le scarpe di quelli che andavano alla chiesa. Spiavo per una buona mezz'ora, giusto il tempo che entravano nella chiesa. Ogni domenica, pure se il porco era vivo, io ero là a spiare, con il porco che infilava il muso sotto la porta pure lui per spiare le scarpe di quelli che passavano. E com'era bello spiare d'inverno con il porco vicino che ti dava calore. Tanto che quando mio padre Macario e mio fratello Nicola pigliavano lo scannaturo per ucciderlo, mia sorella Domenica lavava la conca per il sangue. Io mi dispiacevo al pensiero che dovevo spiare e sognare senza il calore del porco. Chi soffriva di più quando mio padre e mio fratello ammazzavano il porco? Che mio fratello Nicola aveva una forza che lo manteneva solo all'auria. Lo chiamavano Sansone per quanta forza aveva mio fratello Nicola. Non se ne importava proprio delle grida del porco. E invece l'altro mio fratello, quando all'alba il porco puntava le zampe che non voleva camminare, che Nicola lo tirava tanto forte che doveva camminare per forza, Domenico, a sentire quelle urla, piangeva. Lo sentivo sempre che piangeva e pregava, inginocchiato a terra. Era piccolo, un bambino, e già pregava forte e ad alta voce, non pigliava mai fiato per non sentire le urla strazianti del porco che non voleva camminare, che sentiva la morte. E mio fratello Domenico gridava più forte: «Beato Signore che hai scelto, è chiamato vicino a te e abiterà con te! Ci sazieremo, Signore, dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio!» E il porco gridava, che era legato e steso a terra, e il coltello lungo mio fratello Nicola lo affilava, e lui gridava, e mio fratello Domenico a gridare più forte: «Con i prodigi della tua giustizia, o Signore, tu ci rispondi, o Dio, speranza dei confini della terra e dei mari lontani!» E il coltello scendeva nella carne, e mio fratello Domenico gridava piangendo: «Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siete figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni!» E il coltello trafiggeva il cuore, il sangue schizzava, e mia sorella con il secchio sotto, e mio fratello che scalzo scappa fuori di casa e scappa all'armo per pregare, scende le scale come una lepre e scappa. E mio padre e mio fratello lo vedono, e tenendo forte la bestia a terra, ridono fra loro. E mio fratello che scappa all'armo gridando: «Beati gli afflitti, perché saranno consolati, beati i miti, perché erediteranno la terra, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati!» La notte toccava andarlo a prendere, che non si voleva ritirare. Ci andavo sempre io. Lo trovavo davanti alla chiesa, immobile, con gli occhi persi, a ripetere: «Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate prudenti,
come i serpenti e semplici come le colombe. Ritiriamoci, Domenico, è tardi. Voglio stare qua con gli angeli. Ma quali angeli? Ritiriamoci, che è tardi, che scendono i lupi. Gli angeli stanno separando i malvagi dai buoni. Devo aspettare qua. Domenico, tu sei buono, scendiamocene ora, che papà ti aspetta. E poi scendeva, piano piano. E ogni tanto si girava, guardava la chiesa e si incantava. Io all'inizio lo chiamavo, gridavo forte, muoviti che tengo fame e sonno. Ma poi non lo chiamavo più, anche perché non mi sentiva proprio, era inutile gridare. E anche perché devo dire, dopo tanti anni lo devo dire, che quando mio fratello Domenico si incantava guardando quella chiesa, mi piaceva. Diventava pulita pulita la sua faccia, diventava bello sereno e si piegava a toccare l'erba fresca. E mi avvicinavo e toccava l'erba e mi guardava i piedi scalzi, rossi di freddo, e mi diceva: quelli che tengono le scarpe non possono sentire come soffice l'erba. Passarono 7 giorni da quella frase e lo persi a mio fratello. Prima andò a studiare con Antonio Scaldaferri, poi con l'arcivescovo Francesco Cosentino e poi partì per Policastro. Si andò a imparare prete, come diceva mio padre Macario, che si fece altri debiti per farlo andare là. Le vorrei quelle scarpe. E poi quando voglio sentire l'erba fresca me le levo le scarpe. Quelle che avevo erano per
pezze sopra e il legno sotto. Ma m'erano cresciuti i piedi, le pezze s'erano rotte. Il legno era corto e consumato e i piedi stavano fuori. A raccogliere legna, a portare la legna dalle montagne fino al paese, pietre toste. E poi c'erano sempre alluvioni, dovevamo portare le pietre sulla testa che mio padre rifaceva i muri. I ladri ci rubavano nell'orto e noi a raccogliere spine e cicoria e ci mancava il pane. Mi chiamo Antonietta Acunzo di Secondigliano, ma non vi voglio parlare di me, vi voglio parlare di mia sorella, Anna Voria, di quello che le è successo. Siamo sorelle di mamma, la mamma è la stessa, cambia il padre. Questa storia è cominciata a Oliveto Citra. Mamma mia, come non saccio parlare, che non faccio capire niente. Allora, mi avevano sempre detto che ci stava un posto a Oliveto Citra dove compariva la Madonna. E io ci vado, perché mia sorella non stava bene, da 7 mesi. E io non sapevo più a chi rivolgermi, se non alla Madonna. Mio fratello Domenico nacque il 20 novembre 1770. Mia madre Vitarella Rosalia, mio padre Lentini Macario, contadino. Conciava il pellame, faceva tante cose, ma gente povera. Non sapevano proprio come fare con 5 figli. La prima domenica, che quando morì mia mamma, fu lei ad accudire noi figli. Quant'era brava Domenica, 13 anni e ci accudiva come una mamma. Poi c'è Rosa, Nicola, Antonia io, che mio padre mi chiamava sempre Antonia, e lui, Domenico. La casa dove abitavamo mio padre l'aveva pagata 700 scudi, che non dormiva la notte col pensiero di pagare il debito. Papà era senza testa. Lui faceva i debiti e a noi ci toccava faticare. Che io l'ho sprecata tutta quanta la vita a faticare. L'ho gettata quasi tutta. Uno ti sente parlare così e dice che sei stata una brutta sorella. E invece dilla la verità. Che è successo l'8 giugno 1794? Dillo a tutti. Io ci ho voluto bene a tutti i fratelli. Ma quando lo vidi a Domenico in dalla chiesa nostra a Santa Nicola. Ma no, che prima andò a Marsico Nuovo. Ma si stonata. Eh sì che mi ricordo. Era l'8 giugno 1794. E mio fratello Domenico lo fecero prete lì a Marsico. Noi non ce la facevamo, i soldi erano pochi. E allora ci andò solo Domenico a Marsico. Fece la strada della montagna del Sirino con un mulo. E poi la notte se ne stette a dormire da certi signori di Moliterno, i Bianculli, che io andai a pregare per farla andare a dormire e a mangiare là. Ma sti signori di Moliterno la mattina videro che il letto era ancora intatto e che Domenico aveva dormito a terra e aveva pregato tutta la notte. Mi presi una velenata. Poi il giorno dopo tornò a casa. Io non lo vidi perché ero in campagna. Lo vidi la mattina appresso. Quant'era bello. Era vestito da prete in della chiesa di Santa Nicola. Vestito da prete, bello, il coro cantava e Domenico diceva la sua prima messa. Io, la sorella più grande, quella per tutti più scontrosa, ma vi giuro, quella mattina mi scesero le lacrime. Thank you.
paese, a Lauria, la gente lavorava ai campi. Scuole non ce n'erano, tutti analfabeti, che le prime scuole a Lauria aprirono nel 1803, ma ci potevano andare solo i figli dei ricchi. Prima del 1803 studiava solo chi andava a farsi prete, e Domenico studiava sempre. Sapeva il latino, l'italiano bene bene che ce l'aveva insegnato Antonio Scaldaferri. E Domenico se lo poteva tenere per sé l'italiano, e invece no, la sua passione era che doveva insegnare a leggere e a scrivere a tutti. La pace a casa finì. Don Domenico fu fatto prete nel 1794, e l'anno dopo successe che morì il padre, Macario. Che sciagura! Era già morta la mamma e quei poveri bambini rimasero soli soli. Il padre aveva lasciato debiti forti, erano per la casa che aveva comprato, e mo i figli li dovevano pagare. Mio fratello Domenico poteva almeno chiedere un poco di soldi a testa a tutti quei giovani che venivano a casa dalla mattina alla sera a fare scuola, che la casa era diventata una scuola. Aveva fatto fare i banchi, le panche di legno, stavano tutti là seduti a imparare, che diceva: devono diventare tutti santi. Si poteva fare pagare e niente. Chi mi vuole dare qualche piccola cosa me la dà, qualche piccola cosa da mangiare, ma i poveri niente. E chi avanzava soldi ce li veniva a chiedere, che io e mia sorella Domenica non sapevamo che dire. E lui correva a pigliare i libri al convento dei Cappuccini, che li doveva leggere con le cape pelate. Non tutti avevano le cape pelate, alcuni avevano i capelli in testa, ma i più poveri li pelavano per i pidocchi che correvano sopra le spalle. Io non ce li volevo a casa e ci gridavo: fatti pagare almeno, che non possiamo manco mangiare. E lui rispondeva: la provvidenza arriva. Ma quando arriva? Quando? Io li spiavo sempre e qualche cosa la imparavo pure io. Mi mettevo dietro la porta e sentivo tutto. Loro, i ragazzi, stavano là, parlavano e si imparavano, ma non vedevano l'ora che arrivava il venerdì, perché quando arrivava il venerdì si apriva la porta di casa e sentivano l'armo che li chiamava e scappavano tutti alla Madonna dell'Assunta. Lui pure correva, magro magro, che sembrava che cadeva, si alzava la zimarra e via, correva felice. E noi là, coi debiti e senza pane. Qualche volta li seguivo. Andavano all'Assunta, poi salivano sopra sopra fino a Sant'Elia, poi scendevano di nuovo all'Assunta. E l'organo suonava, e la porta aperta della chiesa, e sta musica che scendeva lungo il torrente veloce come acqua. E ogni venerdì facevano la Via Crucis. Quando mio fratello faceva la Via Crucis, teneva una pietra tagliente nella mano destra e la stringeva forte, così forte che gli usciva il sangue. Ma di questo non voglio dire niente, che la sofferenza mi strozza. Yeah.
Dopo pochi anni che morì il padre, le sorelle Rosa e Antonia si sposarono e se ne andarono con i mariti. Pure Nicola, Sansone, si sposò e se ne andò a Fardella. Tutti quanti dicevano che Nicola si era sposato per non pagare i debiti del padre. Ma poi valla a sapere la cosa con me. Fatto sta che a casa rimasero soltanto Domenico e Antonia, la sorella più piccola, che si pigliava cura di lui e non si sapeva staccare dal fratello. La casa fu finalmente libera per gli scolari. Alcuni cominciarono addirittura a dormirci. E tanta era la disperazione di Antonia che non sapeva più come fare per andare avanti. Lui, il fratello, i soldi non li voleva. I soldi per lui erano i nemici. Pensate che una volta, mentre camminava, ci stava davanti a lui un uomo ricco e ben vestito. E a un certo punto gli cadde una borsetta piena di danari e Don Domenico lo chiamò e gli disse: «Buon uomo, tornate indietro che vi è caduta una borsetta piena di nemici». I soldi per lui erano i nemici. Lui non li voleva. Che persona grande che era. Sotto l'abito da prete, lui aveva una maglia di lana tutta rattoppata, sempre la stessa. Antonia lo faceva andare in giro pulito, lo curava, ma si vedeva la povertà nelle facce, nei muri, nei corpi, nei vestiti, in tutto. Quando mi sposai e me ne andai da casa, mio fratello era già prete e le mie sorelle erano già grandi. E si diceva che dove entrava una chierica arrivava il pane. E allora io mi sposai e mi feci la famiglia mia. Ma se vi devo essere sincera, le cose non andarono proprio così. Fino a che c'ero io, qualche cosa si mangiava. Ma quando io, Rosa, Nicola ci sposammo e ce ne andammo da casa, a casa non c'era più niente. E quel poco che c'era, mio fratello lo dava ai poveri. Sì, mi ricordo il 1816, l'anno della carestia, l'anno in cui ci furono 700 morti, che morirono di fame, 700 persone, tra gente adulta e bambini. Mi ricordo che quell'anno a casa non mangiavano da 3 giorni. Finalmente arrivò un tozzo di pane e Domenico lo diede a un povero. Sì, lui dava tutto ai poveri, dava tutto, tutto ai poveri. Io sono Nicola, fratello cattivo, detto Sansone. Mi sposai e me ne andai a Fardella. Ma non me ne andai a Fardella perché non volevo pagare i debiti di mio padre. Sta cosa deve finire. Ognuno si fa la famiglia sua e basta. E io me ne andai a Fardella. Mi feci la famiglia mia, i figli. E all'epoca ognuno pensava a se stesso, che la fame e la disperazione era in tutte le case. Ognuno pensava a se stesso tranne mio fratello Domenico. Mio fratello Domenico non ci pensava a se stesso, dava tutto agli altri, tutto ai poveri. Pensate che una mattina mia sorella avevano a casa, io non me ne ero andato a Fardella, ma seppi che a casa avevano ammazzato un maiale. Ma non a casa mia, che a casa mia non c'era manco più il maiale. Avevano ammazzato sto maiale e mia sorella aveva messo la testa del porco al balcone con l'omone un mucco per farlo respirare. E arrivò uno che teneva fame. Mia sorella non c'era. Domenico prese la testa del porco e la diede a quello che teneva fame. Quando tornò mia sorella diceva: tu hai messo la testa del porco che non teniamo che mangiare. Pensava solo agli altri. E poi pensate che un'altra volta Domenico dormiva, era a casa. Era l'alba, dormiva, faceva freddo, era febbraio, era l'anno della carestia, che a Lauria morirono tante di quelle persone, quasi 1000. E allora Domenica era a casa, un povero bussò alla porta, pieno di freddo, dice che andò lui stesso ad aprire la porta, questo povero ci disse che teneva freddo, lui si tolse la maglia di lana che teneva e ce la diede al povero. Arrivò mia sorella, dice: lo trovò nel letto, perché non ti vesti? Dice: ho dato tutto. Ma come, a chi l'hai data sta roba? Ti sei tolta la maglia di lana con suo freddo? E Domenico disse: è venuto Gesù Cristo a casa, era nudo e l'ho vestito. Dava tutto, tutto, tutto ai poveri. Non pensava mai a se stesso, questa era la verità. Mai. Io non l'ho... Se vi devo dire la verità, io quella casa a Lauria non l'ho mai sopportata proprio del tutto.
perché io stasera ve la devo dire la cosa com'è. In questa casa mio fratello Domenico teneva nella stanza dove lui dormiva, non in quella dove faceva scuola, che quella che dove faceva scuola non ci teneva niente, solo un crocifisso, ma in quella dove dormiva su una parete ci teneva un crocifisso e sotto il crocifisso ci teneva un teschio e sull'altra parete ci teneva un altro crocifisso e sotto un altro teschio. E a me mi davano fastidio quei teschi e ci dicevo a mio fratello Domenico: ma leva questi teschi, mi fanno schifo, sono morti. E lui diceva: ogni mattina che mi sveglio devo vedere la morte, la polvere. Ogni mattina che apro gli occhi voglio vedere la polvere, la polvere. Gli uomini sono fatti di polvere e in polvere ritorneranno. Voglio vedere la polvere. E io ci rispondevo: ma quando si fesse, ma mo vivi, vivitene bene della vita, mangia, bevi, vedi come sei ridotto, che muori. Sei cazzone proprio, Domenico. Cerca di fare qualcosa, pensa alla morte, pensa alla polvere, datti da fare, cerca di diventare qualcuno, Domenico. Il vescovo Barbarola ti vuole fare canonico di Policastro, è una cosa grossa, Domenico. Tu ci devi diventare, tu devi dire sì, Domenico, tu ci devi dire di sì, è il bene tuo, è il bene di tutta la famiglia, devi dire di sì, devi diventare canonico di Policastro. Io sono indegno, io sono indegno. Guardavi i teschi e diceva: io sono indegno. Ma come sei indegno? Sì, io voglio fare la scuola con i miei bambini e basta, non voglio diventare niente. Ma vuoi capire, Domenico, che è il bene tuo, è il bene di tutta la famiglia, usciamo da questa miseria. Ma insomma, ma tanto fesso, sì, Domenico. Nicola, basta, io voglio fare questo e basta, non voglio accettare niente, non voglio fare manco l'arciprete, prete e basta. Ah, tu non vuoi diventare questo? Ma vedi come stai riducendo questa sorella. Basta, ma ti faccio vedere io come va la vita. Domenico Lentini sta ammazzando, ti imparì come va la vita, ti prendi una mazza, ti hai spassato che eri piccolo, ma tu continui a fatta, capito? Basta! Basta, basta! Basta fare il gradasso continuamente, smettila, non lo toccare che ti spezzo le ossa! Quando Nicola lo picchiava, lo faceva spesso, che Nicola non lo capiva proprio. E manco io lo capivo. Domenico cangiava la faccia. Lui si faceva menare senza dire una parola, senza difendersi, niente. Solo una volta, che Domenico aveva regalato l'ultimo pane, che Nicola lo picchiò tanto forte che si pentì, disse a Nicola: com'è poco quello che mi fai, fratello mio, in confronto a quello che hanno fatto a Gesù. La faccia gli cambiava sempre quando diceva la messa. Prima rimaneva a casa inginocchiato, immobile per ore, poi andava a dire la messa e quando attaccava dietro l'altare Domenico non c'era più. Quando alzava l'ostia, che era il corpo di Gesù, gli occhi suoi diventavano puliti, belli, sereni e poi si inginocchiava e la metteva in bocca, l'ostia, e i fedeli ammutoliti. Rimaneva lì, raccolto, e uno spicchio di sole lo sfiorava quella mattina, che l'ho visto con gli occhi miei, che mio fratello inginocchiato a terra si alzava. Lo so che non mi credete, che voi non credete più a niente, ma vi dico che mio fratello Domenico si sollevava da terra come se ci fossero angeli che lo sollevavano. Ed era la forza di Cristo, era l'amore, era la bontà che ci metteva che lo facevano sollevare. E quella mattina del 6 dicembre 1828, che era San Nicola, io lo vidi a mio fratello sollevarsi da terra, che c'ero sempre stata contro, che dava tutto agli altri e noi là a fare la fame. Ma quella mattina il cuore mi cambiò un poco. Ripeteva piano piano fra sé: io da ora mi offro come vittima espiatrice di tutti i loro peccati, sfogate su di me il vostro sdegno,
scaricate, sì, scaricate su questo mio corpo tutti i fulmini del vostro divino furore e salvate questo mio amato popolo nell'anima e nel corpo, nel tempo e nell'eternità. Che successe quella sera del 21 settembre 1988. Eravamo tutti quanti all'ospedale Cardarelli di Napoli. Eravamo assai preoccupati perché mia sorella stava morendo. Avevamo fatto tutti quanti gli accertamenti, tenevamo la TAC, le radiografie, tutto. Un tumore maligno, un fibroma. Mia sorella non riconosceva più a nessuno, teneva la febbre alta, non riconosceva nemmeno la figlia Adriana. Io a luglio ero stata all'apparizione. Mamma mia, come non saccio parlare che non faccio capire niente. Allora, mo cerco di dirvi. Era il 17 luglio che io andai a Oliveto Citra, in un posto assai bello dove su una scala che conduce dalla piazza al castello ci sta un posto dove appare spesso la Madonna. E io ci vado, che era la prima volta che ci andavo. E di colpo davanti a me vedo la Madonna. Lo so che non ci credete perché ormai non si crede più a niente, ma io l'ho vista. Era bella, sorrideva poco poco con la bocca, era tutta quanta piena di luce e teneva le braccia così come a dire vieni che ti piglio. E vicino a lei ci stava un prete, magro magro, inginocchiato, con le mani giunte, che pregava e mi guardava. Io non dissi niente a nessuno. Il 21 luglio ci tornai un'altra volta e un'altra volta davanti a me mi comparve la Madonna. E vicino a lei ci stava sempre lo stesso prete che mi guardava e mi disse «Chiedimi quello che vuoi che a me lo concederà. Fatti dare l'olio benedetto da Carmelina, l'olio per i malati». Un prete di Lauria, Don Mario Riccio, che aveva saputo la cosa, che l'avevo contata a tutti quanti, mi fece vedere una figurina di un prete, Don Domenico Lentini. Io rimasi senza parole. Era lui, lo stesso prete che mi era comparso in sogno e che mi aveva detto di chiedergli qualunque cosa. Era lui, lui! Io presi quella fotografia del prete Lentini, la baciai e da allora me la porto sempre appresso, dovunque vado. E Carmelina? Chi è sta Carmelina? Io non ne conosco di Carmeline. E poi, un giorno di fine agosto ad Agropoli, sulla spiaggia, che mi ero presa una giornata di mare per togliermi dalla testa tutti quanti i guai, conosco una signora vicina di Ombrellone, e mi metto a parlare una parola, un'altra parola, e lei mi dice che crede assai, io le dico del sogno, e lei mi dice che si chiama Carmelina e che tiene l'olio benedetto per i malati e la sera me lo dà e mi dice che è lei la Carmelina del sogno. E io mi tengo l'olio benedetto e la figurina del prete di Lauria sopra il comodino, che mi era venuto in sogno pure altre volte e che mi aveva detto sempre la stessa cosa: chiedimi quello che vuoi che a me lo concederà. E poi, una sera che stavo a casa, una sera di settembre, il 21 di settembre,
Mi chiama mia nipote Adriana dall'ospedale. Scappa all'ospedale che mamma sta morendo. Io prendo l'olio benedetto, la figurina del prete di Lauria, li metto dentro la borsetta, era sera, li presi e scappai di corsa all'ospedale. Arrivai dentro la stanza e la vidi sdraiata sopra al letto, che moriva. Anna, la chiamai piano piano. Anna, tu ci credi a Gesù Cristo? E lei mosse poco poco la bocca come a dire che sì. E allora io la girai piano piano dentro al letto e le misi un poco di olio benedetto sopra la fronte. Poi presi la foto del prete di Lauria e gliela misi nella mano. La mano era morta, ma la strinse forte e si addormentò. Sudava assai, ogni tanto tremava e dopo una decina di minuti aprì gli occhi, mi guardò e mi disse: sono guarita. Poi si accorse che nella mano c'aveva la figurina del prete di Lauria. Abbassò poco poco la testa, la guardò e disse: l'ho visto, era qua, era vicino all'armadietto. Mi ha salutato con la mano destra e se n'è andato. Io pregai tutta quanta la notte vicino a mia sorella. La mattina mia sorella stava meglio. I medici le fecero un'altra volta tutti quanti gli accertamenti, la TAC, le radiografie, tutto. Il cancro non c'era più, non ce l'aveva. Il primario disse che non era possibile, che la mattina prima c'era il cancro grosso, fotografato in tutte le carte. Grazie, piccolo prete di Lauria, grazie per tutto quello che hai fatto, grazie, e continua ad aiutare i deboli, i malati, i bisognosi, i vecchi, i bambini, grazie, continua a farlo. Io pregherò per te finché avrò vita, piccolo prete di Lauria. Il Papa Giovanni Paolo II lo approvò questo miracolo, lo fece beato il 16 dicembre del 1996 e subito lo fece beato in piazza San Pietro, che era il 12 ottobre 1997. Ma per me è un santo, io prima di morire lo vorrei vedere santo. Forza, alzatevi, correte, nascondetevi, alzatevi, correte, alzatevi, alzatevi, stanno arrivando, stanno alla sepa, alzatevi, vogliono vendicarsi e voi lo sapete che i francesi sono vendicativi, voi lo sapete.